Mantenere operativa la specificità di cura del Covid dall'ospedale Mauro Scarlato di Scafati. Di questa volontà si è discusso in un incontro che ha visto la presenza di direttori sanitari di presidi dell'area nord del Salernitano, esponenti dell'unità di crisi e alcuni primari degli ospedali dell'agro nocerino sarnese. Una volontà che si intende avanzare al direttore generale dell'ASL Salerno. Nel corso del tavolo tecnico che si è tenuto proprio a Scafati è stata proposta anche una data, quella del 31 marzo 2023. Fino ad allora si intenderebbe, salvo sviluppi diversi, mantenere attivo lo Scarlato come Covid Hospital. Qui verrebbero curate le persone che hanno come patologia principale proprio il Covid. Ma al tempo stesso si intenderebbe creare anche in altri presidi, in vari reparti, aree e zone specifiche per pazienti che, affetti principalmente da altre patologie, abbiano anche una positività al Covid in atto. Indicazioni condivise e messe nero su bianco che saranno proposte ora alla direzione generale dell'ASL di Salerno. In sintesi, abbiamo discusso di una necessità che è quella, comunque, perché ci ritroviamo di fronte a due documenti, uno datato luglio del 2022 della Regione Campania e uno recentissimo del Ministero, che ci danno speranza di riapertura degli ospedali, ma nello stesso momento ci dicono di non smantellare l'intero sistema, perché da un momento all'altro, malauguratamente, ci potrebbe essere la necessità di mantenere gli ospedali esclusivamente Covid. Noi ci auguriamo che ciò non accada. Nel frattempo si sta parlando già da luglio del 2022 di zone contumaciali, cioè praticamente trattare i pazienti Covid in contesti adeguati. E in effetti oggi si è deciso proprio questo, di proporre alla Direzione Generale del mantenimento dell'ospedale di Scafati come H-Covid fino al 31 marzo del 2023 e laddove è possibile e necessario per alcuni reparti specialistici, immaginiamo la cardiologia anziché l'ortopedia, di creare delle zone contumaciali in quell'area. Cioè si tende a normalizzare il Covid, nel senso che quando il Covid è patologia prevalente, valente e quindi c'è una necessità di assistenza rianimativa, respiratoria, infettivologica, viene ricoverato a Scafati. Laddove ci fosse un paziente infartuato o un paziente ortopedico traumatizzato, viene ricoverato nel reparto della patologia prevalente, quindi in cardiologia e in ortopedia, in aree apposite dedicate per la sua occasionale positività al Covid.